Ciao a tutti ragazzi, sono Lollo Genna. Oggi in questo nuovo video, tra l'altro l'ultimo dell'anno e l'ultimo della serie dei petardi molto probabilmente, andiamo a vedere i video degli iscritti, i carichi di petardi degli iscritti di Mondo Pyro, Ale Pyro e Pyro Pepe, tutti col Pyro. Troverete i loro canali in descrizione, lasciate un like, iscrivetevi anche al mio canale e anche ai loro, comunque attivate la campanellina delle notifiche e ci vediamo i carichi di questi iscritti. Iniziamo con dei meteorite, quindi le solite palline che fanno luce e che io consiglio di usare prima della mezzanotte per divertirsi e accecarsi. Poi andiamo avanti, poi vedo due pacchetti di mini ciccioli di due marche diverse. Dice che sono dei mini ciccioli grossi con delle belle micce, infatti si vede, adesso fa il confronto, si vede che uno è il doppio praticamente. Forse non sono mini ciccioli quegli altri, sono davvero grossi. Comunque questo Mondo Pyro mi sembra toscano, si sente un po' forse. Ok, poi ha un pacchetto di Vampiro, ricordiamo che Vampiro ci sono già da qualche anno, non sono male, sono come dei Raudio, forse qualcosa di meno, però sono buoni e comunque la miccia non è cortissima. Poi questa scatola blu, i Jets si chiamano, sono tipo anche questi dei Raudi, però a me i petardi così con la miccia corta non piacciono perché una volta mi è scoppiato in mano, poi dopo ti fischia tutte le orecchie. Io consiglio di comprare sempre petardi con le micce lunghe, comunque per gusti personali, perché voglio io. Poi qui dei Tox, Kicks, qualcosa, vediamo. Ah ok, quindi le micette. Di solito noi abbiamo la Jupiter. Questa marca non l'avevo mai vista. Ce ne saranno una decina. Se, ecco appunto, sono 10. E se sono uguali a quelle della Jupiter, queste sono davvero buone. Fanno un casino incredibile. Ok, questo era il suo mini carico, il secondo. Vado un attimo al primo video, che ho visto che era dedicato un attimo alla pirotecnica, quindi alla luce, eccetera, eccetera. Eccoci qui con il primo carico, quello che ha caricato, sempre di Mondo Pyro. Volevo solo andare alla fine così mostra tutto e si vede insieme. Allora, vedo una batteria gigante, poi una batteria un po' più piccola e poi tutta una serie di razzi che io ho. Alcuni avevo anche in passato e sembrano davvero molto molto buoni. 6 razzi più altri 4 più piccoli sotto e poi a destra altri. Ok, adesso possiamo passare al carico di Ale Pyro. Andiamo subito. Mega carico petardi capodanno, mi sembra davvero davvero un bel carico questo. Vi lascio il canale in descrizione, vedo che è anche abbastanza iscritti. Vedo che inizia con un pacchetto di Doom Boom e accanto vedo una signorina cipollina, poi una scatola di Magnum, 50 pezzi della Manna, che è una marca che non conosco, poi due pacchetti di Cobra più 1, sempre di Blasio Elio, poi accidenti, questi scoppiano e fanno il fischio, poi una scatola di Monello, i Megatrack, Tresk, come si chiamano? Questi si chiamano Megatron, forse è della stessa famiglia dei Mini Thunder, ma non penso. Poi abbiamo, vorrei sapere se lui li ordina da internet o comunque glieli porta qualcuno, perché mi sembrano stranieri questi petardi. Poi Exploder 5, che sembrano davvero delle belle bombe. Poi Doom Boom 2G. Dice che sono belli per l'estetica, perché sono bianchi e neri così. E poi sicuramente saranno anche forti. Poi Doom Boom, queste bestie. Un pacco e mezzo ha. Bella anche questa con la parte superiore fucsia. Poi altri due pacchi di Doom Boom 2G.
no, o 5G, non ho visto. Poi una scatola gigante di Doom Boom 50. Madonna. 4 pezzi 50 grammi, sono delle bombe. 4 Big Thunder, anche questi quando ce l'avevo io, cioè comunque se son simili a Black Thunder, sono incredibili. Poi il lupo 26 fanno ancora più casino. AK-47. Ok, poi Super Gato, boh. Questa deve essere davvero un bel petardino. Assomiglia a un number one molto più grande. Poi qui un big boy. Andiamo sui petardi che forse possono essere definite bombe. Vedo delle cipolle con i trick track. Ok, poi dei cobra. Cobra 3. 14,5 grammi. Poi altri cobra. Cobra 6, madonna, delle bombe praticamente. 28 grammi di materiale esplodente. Poi Cobra 7, altre bombe praticamente. Un'altra bomba qui. Vorrei sapere dove si trovano queste, anche solo per curiosità. Black Mamba, questi bestioni. Poi altri Cobra. Cobra 20. Ah, il Cobra 8. Vabbè, Cobra 8 l'ho messo anche nel mio video dei più ricercati. Giga Maroon l'avevamo visto anche da un altro iscritto. Uno Scream 100. Un doppio Thunder modificato. Praticamente sarà una bomba pure questo. Comunque lì a destra si vedono dei razzi. Questo è il suo carico. Adesso va un po' su altri petardini o fontanelle. Abbiamo, vedo, delle semplici fontane. Forse anche dei fumogeni. Poi gli Skybuster, sempre se si legge così. E poi le batterie. Andiamo subito nel canale dell'altro iscritto, se no non abbiamo abbastanza tempo. Comunque questo forse è il carico più bello di quest'anno che abbia mai visto dell'iscritto. E merita, tanta roba, vorrei sapere quanto spende e magari anche dove li prende. Però tanta roba, mi piace, complimenti. Andiamo con il prossimo canale che è Pyro Peppe. Ok, eccoci qua con il terzo canale, Pyro Peppe, che vedo davvero delle bombe, dei mortai, delle batterie. Madonna, gigantesche. Comunque, vabbè, siamo sfortunati con l'ultimo video perché è stato fatto in verticale. Io ve lo azzoomerò un pochino per farvelo vedere meglio. Comunque vedo delle belle e giganti batterie. Madonna. Poi dei mortai. Questi sono quelli che nel video dico che vanno messi nei tubi. Poi vanno in aria e scoppiano. Vi ricordo. Guardate quante ne ha. Poi un altro petardino che sicuramente non è male. Poi qui tutte le avvertenze. Comunque le micce sono abbastanza lunghe. Ok, poi vedo altre bombe. Ah, questi si vedono spesso nei video. Incredibili. Faranno una bellissima botta. Mentre guardate la fine del video, guardate qui, ma cos'è, tipo la bomba di Maradona un po' più piccola? 8 cosa sono, i chili di polvere da sparo? Comunque, mentre guardate la fine del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi ai canali in descrizione e poi anche di, vi auguro, guardate che bestie di petardi, i cobra proprio così pieno di scatole. E poi vedo delle cipolle. Vabbè, vi invito a iscrivervi, poi vi auguro un buon anno che sia meglio del 2020. State attenti coi petardi, anche perché probabilmente non si potrà fare più di tanto, però se avete uno spazio sparateli là.
poi non so se a inizio anno ricomincio con i video anche di Gran Turismo o Assetto Corsa. Adesso vedo e lo vedrete nei video che usciranno. E niente, qui il video è finito. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi, lasciate un like e state attenti. Bella.